Benvenuti in Kiwi! Benvenuti in questa seconda giornata di X Village Cosplay Day. Ieri, come avete visto dal video precedente, c'è stata la gara cosplay con alcune interviste ai partecipanti, ma oggi, il secondo giorno, la domenica, andiamo a vedere cosa c'è ancora oggi, se c'è qualcun altro, qualche altro cosplayer da fare, qualche altra intervista, eh? E ricordatevi, ragazzi, prima di iniziare il video, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare, condividere. Dai, ragazzi, che poi ci vediamo tutti a Romix, eh? Dai, andiamo con le nuove interviste di oggi. Ciao! Chi è tutta sta robetta qua? Da qua non c'è sta nessuno qua e dicono che è tutto gratis. Oh, qua, quando non c'è sta nessuno al banco, vuol dire che è tutto gratis, vuol dire, no? Giusto? Chi ta ci acconsente? Allora, andiamo a vedere chi è che c'è sta, chi è? Vedi quanta robetta c'è sta qua. Bella, ci? Fammi vedere, fate fa due domande, dai, che sta a fa qua? Ho lo stand qui e sto aspettando che viene gente e poi se ne ho di voi. Gente! Te devi mettere col megafono, ti devi mettere, vengi! No, devo recuperare il megafono, quindi ancora non ce l'ho, però vedi, hai chiamato qualcuno. Cioè... Hai visto che funziona? E aspettiamo... Dai, ma senti Naco, ma come te... Che c'è, il negozio online? C'hai? Che... No, il negozio fisico a Ostia Lido. Ah, c'è proprio per negozio fisico? Sì, sono qui vicino, sì. Come si chiama? Fireball? Esatto. Fammo vedere il negozio fisico. Dov'è? A Ostia Lido, com'è? Sì, a Ostia. Via delle Baleari 215. Dai, mi raccomando, raga. Nate tutti qua, nate, dai. Stanno a giocare qua? Stanno a giocare? A Commander, che è un formato di Magic. Un formato di Magic? Cioè, non ho mai sentito. Magic l'ho sentito. Praticamente Commander è un formato in cui si giocano mazzi da 100 carte, con carte tutte diverse tranne le terre base, quindi una sola copia per carta e un comandante che possono giocare in qualsiasi momento, e, diciamo, sulla quale si basa la loro strategia. Ah, quindi è un po' diverso dal solito Magic. Sì, è molto, come dire, gioco da tavolo. Che di solito si gioca tutti contro tutti e si possono anche decidere di fare, diciamo, dei patti durante la partita per... Ah, pure? Sì, per equalizzarsi magari contro uno che sta sviluppando troppo velocemente il suo gioco e che poi verranno riscattati successivamente. Ah, ma non te lo sei inventato tu sto gioco? Esiste davvero? Ah, ok, vabbè. Fammi vedere, via, non gli fa vedere le carte ai ragazzini. Fagli vedere, un video che robetta, sì. Vabbè, dai, buon gioco, ragazzi. Allora, andiamo a vedere. Ah, ecco, andiamo da fastidio a queste ragazzette qua. Beh, già stanno paura, ragazzi, hanno paura. C'hanno paura. No, sì, non te faccio niente. C'ha paura della maschera, ma che gli ha fatto con la maschera? È una maschera, sì. Vieni qua, come ti chiami tu? Sì, fate di. Aspetta, ma c'è star sole dietro, c'è star... vedi. Vieni qua, che c'è star, non si vede, dimmi. Aruki. Aruki? Sì. Il nome tuo è Aruki? Vabbè, mi chiamo Arianna, però mi faccio chiamare Aruki. Ah, ecco, il nome d'arte è Aruki. Sì, dai. Ma che sta a fare qua? Sto in cosplay, così a caso. Che vesti, che cosplay, eh? Toga di My Hero Academia. E amiche tue pure? Sì. Vieni qua pure tu, vieni qua. Se sei mai vicino io si mette a piangere di nuovo, vieni qua. Allora, tu invece come ti chiami? Viola? Pure di nome di fatto? No, io sono... Rosa, vabbè, sono daltonico, so, dai. E che personaggio, eh? Mina di My Hero Academia. Mina. Ah, vabbè, qual è il suo superpotere? Fammi sapere. Acido. Tu invece qual è il superpotere di Statoga? Succhio il sangue. Succhi il sangue? Raga, detto così, raga. Suona male. Suona malissimo. Suona abbastanza male, detto così, che succhi il sangue. Vabbè. Come una zanzara. Come le zanzare. Raga, sempre malpensanti siete. Allora, come ti è piaciuta questa esibizione?
Pensavo di fare di meglio perché sono timida, però no, mi è piaciuta. Sei timida? Non si vede però, Soffro d'ansia un botto io. Come te trovano i nostri amici su Instagram, TikTok, ci stai, sì? Sì, ho messo una foto in cosplay di Angie e ho ricevuto un po' di like. Come te chiami? Come su Instagram, xalisiax, due trattini bassi. Semplicissimo, raga, semplicissimo. Ripetilo. X, Alicia X, due trattini bassi. Due trattini bassi, mi raccomando, raga. Grazie. Dai. Oh, scesemo, raga, scesemo. Allora, come ti è piaciuta questa esibizione? Ansia, tanta, ansia. Sì. Hashtag? Ansia. Ansia. Terrore, paura. Addirittura, sei andata in guerra. Senti, ma com'è il personaggio tuo? Dimmi un po'. È un villain di Todoroki. Ah, è una versione cattiva di Togodoro. So, capi. Ma ci stai su Instagram, TikTok, come te trovano? Instagram. Come? Franci_senpai. Oh, raga, tutti semplicissimi sono, raga, mi raccomando, ripetilo. Franci_senpai. Dai, raga, vi aspettiamo. Rosse e rosse, hai visto? La mascherina. Mi raccomando, allora, come te chiami? Angelica. Angelica, personaggio? Zero Chu. Come? Zero Chu. Zero Chu. Sì, due in inglese, non so così. Vabbè, siamo là, abbiamo capito. Senti, ti è piaciuta questa esibizione, sta giornata? Dimmi un po'. Sì, non me l'aspettavo così, cioè pensavo fosse più piccolo il posto, più... non lo so. Ma che è sta pistoletta? Si mi fa vedere. Sì. Non vedi che è? Un po' duro. Un video, raga, dai! Come te trovano gli amici nostri su Instagram? Ah, allora, sono angelica.caputo, però è uno zero, quello finale. 1-0. Dai, raga, mi raccomando, sciocari! Oh, raga, Andrea, ho visto prima come te chiami. Ma su Instagram te trovano come? Nonno Capcan. Come? Nonno Capcan. Nonno Capcan, non vedi? Ma sì, tu stai a squagliarsi, io non ti invidio per niente, vero? Ma guarda, rispetto all'ultima volta che stavamo a Ostia, sto bene. Io ti ho visto pure a Ostia, se siamo visti. Lei stava proprio a morire, stavi. Lì sì, faceva veramente, era estate inoltrata, quindi sì, adesso sto veramente meglio. Mo stai meglio. Dai, è bella esibizione, grande. Okay. Mi raccomando, dai una sparata ai nostri amici, dai una sparata. Mi raccomando, raga, ho mai seguito, vi faccio sparare, dai. Allora, raga, ho visto l'esibizione, fantastica, raga. Grazie. Allora, innanzitutto, come ti chiami? Edoardo. Mirko. Su Instagram come vi trovano? Mirko_ Beyond Plus Ultra. Edo_05. Vedi, perché lui è così semplice il suo nome? È difficile. Anche se la pubblicità è bella, io... Fatamo sta che avete fatto sul palco, fategliela vedere. Famo tutti quanti. Dai! E stiamo con... Norman di Lemmerland. No, ma che ti è successo a braccio? Sì, ti sei fatto male a bua, ti sei fatto. Sì, ho combattuto con un mostro qualche minuto fa. E quindi da là sono dovuto mettere tutore. Dai. Quindi mi raccomando, ragazzi, seguite Neverland di Io sono Norman, uno dei personaggi principali. Ok, dai. Vieni qua. Tu invece come ti chiami? Billy. Tu ti chiami Billy? Ok, qual è il personaggio tuo? Uraraka di My Hero Academia. Uraraka di My Hero Academia? Oh, qual è il suo superpotere? Fammi sapere. Manipolare la gravità. Vediamo come la manipoli. Con questi zapponi non mi pare tanto facile, eh? Vediamo, come la manipoli, vediamo. Fai. È così, cioè, aiuto. Non ti preoccupare, bandiera. Dammi a me la bandiera, dammi a me. Come che fai? Sì, le persone tipo così. Poi vola in aria, no, io sono troppo ciccione e poi vola in aria. Tu invece? Il suo stesso personaggio. È scappata, se n'è andata là, se n'è andata. Vuoi tu succhi il sangue come a lei? No. Lei a sinistra, tu a destra? Sì. Ah, so capi. Come ti chiami tu? Giulia. Come? Giulia. Tu invece? Billy. Vabbè, ciao ragazze, questa mappa io mi apio. Oh, stamattina che prima ho visto che non c'è stava nessuno. Allora, alla prima passata, quando al banco non c'è sta nessuno, vuol dire che è gratis. Ma come vi chiamate, raga? E' qua. Luca. Com'è? Luca, tu? Sì. Elena. Elena, ma c'avete un sito, un negozio, che c'avete? Uno store online, un negozio online abbiamo. Si chiama? Kyoto Store Italia. C'è il bigliettino? Certo. Vediamo la telecamera.
Fa vedere, fa scarrellata, fa scarrellata. Eccolo. È negozio online questo? Sì, siamo di Ancona noi. D'Ancona, tu sei venuto qua da Ancona. Esatto. Sì. Vedo, fa vedere, com'è? Online è questo online, qua. Sì. Se vede, sì, oh, come sta qua? Registrati al sì, questo non lo famo vedere. O oh, famo vedere, che sì, dici? Sì, sì, o sì. Famo vedere o non famo vedere. Oh, faccio. Allora, registrati al sito per ricevere il 20, lo sconto del 20%. O famo vedere, raga. Dai. Raga. Solo per voi. Solo se ti iscrivi al canale, esatto. Kiwi, mi raccomando, esatto. E poi c'avete pure la pagina Facebook, Instagram e TikTok, c'avete. Ce l'avete tutte, ce l'avete, mi raccomando, raga. Quando andate sulla pagina loro, all'ultimo video che hanno messo, or post, gli scrivete vengo da parte di Kiwi, così vi dicono bravi. Ok? Questo mo tengo io, sì, mo tengo. Sì, ma che è sta cosa qua che è stata? Fa che è sto scatolone, sì? Caccia al tesoro. Che c'è? È una caccia al tesoro. Cioè? Figur pop. Esatto. C'è un po' di tutto, gadget. Come funziona? Dimmi, spiegami un po'. Esatto. Vai. Paga 4 euro, pesca e quello che Ma non è che c'è star serpente? No. Non è che me mozzica? No, no, assolutamente. Si vince sempre. Si vince sempre. Oh, ma... Oh, io mo faccio la prova, Fammi la prova, appoggio qua. Appoggio un attimo, Fammi la prova, vediamo un po', raga. Ok, modo fa la pesca. Commentate, raga, commentate che cosa posso trovare. Mi raccomando. 1, 2, 3. Hai scritto? Dai. Vediamo. Occhi chiusi, o faccio pure occhi chiusi, A occhi chiusi, vediamo. Con calma. Ok, da questo mi spiega. È il primo che tocco. Ma che è metà gogeta, zia, a metà ho piato. Arriva, perché sono lì, qui smontato. Mi guglio, ma ha detto bene, ragazzi, mi avete portato fortuna voi. Ragazzi, sono i miei follower che mi hanno commentato e mi hanno portato fortuna. Dai, raga, eppure sta giornata se la siamo guadagnata. Mi raccomando, ragazzi, andate tutti a seguire Kyoto Story Italia, mi raccomando, su Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, dai raga, grazie. Oh, e andiamo a intervistare quest'altra gente. Vedi che robetta che c'è sta qua. Fa vedere che c'è sta qua. Ma c'è sta qualcuno qua? O è tutto gratis, raga, come a quell'altro? C'è sta il tipo. Oh, vabbè. Senti, ma come vi chiamate qua? Dark Angel. Come fa vedere, via qua. Fa vedere, Dark Angel, ma che c'è un sito... Abbiamo un negozio, sia 7, facciamo tornei, Yu-Gi-Oh, giochi di carte, poker... Ah, quindi c'è proprio per il negozio, ci avete. Stanno i ragazzi a giocare. Dove sta? Dentro i capi... andiamo a vedere pure allora, andiamo a vedere, via qua. State zitto. Vedi che robetta. È lui Daniele. Hai visto Daniele? Saluta Daniele, fai ciao. Vieni qua. Sì, no, è studio aperto. Vieni qua Daniele, ma se stanno a comportare bene questi ragazzi? Sì, hai visto quando giocano sono tutti silenziosi, concentrati, vedi? Ma manco fosse una libreria, manco fosse una biblioteca. Ma devono pensare. C'è chi è più forte, sì? O puoi dire chi è più forte? Sono tutti forti, sono belli. Ci stanno i due ragazzi del team che vengono da Pescara. Chi è il barbuto? Sì. Il barbuto è uno dei più forti, il barbuto. Diciamo che sono un bel giocatore. Fa vedere il barbuto, fagli vedere il barbuto. Quello è uno dei più forti, diciamo. Diciamo che sono pro. Sa tengono, giocano. Diciamo il 60% sono bei giocatori. Mabu, dai, lascio a giocare, famo. Raga, non fate casino, se dovete commentare piano piano a tastiera che si sente. Mi raccomando, andiamo. Grazie Daniele. E si conclude anche oggi questa seconda giornata di
X Village Cosplay Day, ragazzi, di Ostia. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto, non fa niente, iscrivetevi lo stesso al canale attivando campanellina, mettere like, commentare, condividere, insomma, lo sapete che capita fa. Vabbè ragazzi, mi raccomando, e poi andate anche a seguire tutti i nostri amici che abbiamo intervistato poco fa. Mi raccomando ragazzi, io vi guardo, mi raccomando, dai ragazzi, ci vediamo al prossimo evento che sarà il Romix. Ciao cari!